Buongiorno a tutti e benvenuti al TG Sport di Outdoor Gym Test R1 e Staff Radio. Come al solito vi do subito prima di tutto le notizie del TG regionale, poi il TG Sport, le notizie regionali, sportive e nazionali e internazionali. Andiamo subito a vedere le notizie prima di tutto regionali. Udinese voglia di rimonta. Puntiamo alla parte sinistra della classifica. Nazionale Tavecchio pensa anche a Guidolin. Andiamo a vedere altre notizie, in particolare del nazionale internazionale. Mondiale, Ventura, le sconfitte non hanno una sola verità. Sarò il primo tipo dell'Italia. Ma non lo so. Non ti credo tanto. Andiamo a vedere altre notizie. Andiamo a vedere proprio le probabili formazioni della 13ª giornata di campionato che riprende. Immobile ok, Buonaventura dal primo minuto, dubbio di Ianto. Andiamo a vedere le Lazio, Immobile verso il recupero. Roma, Nangolan non è ancora ok, pronto Pellegrini. Nel Milan, dentro Buonaventura, Sassuolo Riecco Berardi. Nel Torino torna Lianco. La Spal perde Antenucci. Udinese, Ianto ha mal di schiena. Juventus, Quadrado e Piani ristabiliti. Atalanta perde Spinazzola per 2 settimane. Inter, Spalletti non cambia il suo 11. Andiamo a vedere che proprio sabato alle ore 18 ci sarà il derby capitolino tra Roma e Lazio. Nangolan in panchina, Immobile ce la fa. Di Francesco valuterà fino all'ultimo Nangolan, ma resta Pellegrini favorito a giocare titolare. Col belga ancora affaticato, in particolare inizialmente. Davanti Perotti e Al Shaarawy, sostengono Dzeko. Per la Lazio, ok Immobile, che non si è allenato solo a scopo precauzionale, ma Rusic in vantaggio sul recupero di Basta a destra. Le partite altre come altro big match tra Napoli e Milan, sabato alle 20.45, Napoli con i titolarissimi, chance invece per del Milan per Ventura. Crotone sarà alle 12.30 tra Crotone e Genoa, Martella per il Crotone, sorpresa di Pandev per il Genoa. Benevento Sassuolo alle ore 15, Iemmello ancora KO, Berardi in gruppo. Sampdoria Juventus ore 15, Ramirez trequartista e invece c'è l'ok di Cuadrado per la Juventus. Spal Fiorentina, Boriello dal primo minuto, Zero ristabilito. Torino Chievo ore 15, Lianco al centro della difesa, Meggiorini titolare. Udinese Cagliari, domenica ore 15, che dopo ci sarà il anteprima partita di Udinese Cagliari. Ianto in dubbio per l'Udinese, Joao Pedro ancora escluso. De Neri continua ancora col 4-3-3, Samir centrale, Ali Annana a sinistra, Valici in regia, Perito davanti. Dubbio per Ianto, che non si è allenato per un problema alla schiena. Non ce la fa, pronto Fanà. Nel Cagliari rientra Pisacane, mentre Juan Pedro dovrà iniziare in panchina davanti a Pavoletti e Sau. Alle 20.45 di domenica, Inter-Atalanta, con Spalletti che non cambia gli 11, invece Spinazzola out per 2 settimane di fila. Invece altro post partita sarà il secondo per lunedì alle ore 20.45 tra Verona e la Sverona e Bologna. Romulo e il Kirkes, ok, dubbio per invece per destra del Bologna. Andiamo a vedere altre notizie, in particolare di tennis. Nadal, le nuove regole, non credo che la gente continui ad amare il tennis se continuiamo così. Serie A, Bonucci centrale di destra per arginare Insigne. Montella per la sua Napoli tenta il colpo.
Formula 1, i tifosi eleggono Michael Schumacher il miglior pilota della storia della Ferrari. Altre notizie: Serie A tutti contro Tavecchio, i calciatori di Serie A e Serie B preparano un sit-in di protesta. Cioè, non da poco, non è una cosa da poco questa cosa che ho appena letto. Ragioniamoci un po' sopra. Nazionale, punto e a capo, ma non è solo colpa di Tavecchio e Ventura. Non lo so. Andiamo a vedere altre notizie. Ancelotti rifiuta Tavecchio, pensa alla guida un'Imp per la nazionale. Nei quotidiani sportivi della stampa cartacea, Inter colpo Gimenez per rinforzare la difesa. Ancelotti è l'ora delle scelte. Calcio. Osvaldo, mi sono ritirato perché preferisco la birra e la saldo al calcio. Abito zona presa a schiaffi, 4 anni e mezzo di squalifica per un 17enne. Cioè, pensate un po' voi. Non lo so. Questa è una bellissima notizia. Claudio Creti in sella a 133 giorni dall'incidente. Che tempra. Mamma mia, che forza della natura che è questa donna. Veramente tanto di cappello. Parliamo del prossimo domani, che ci sarà un test match tra Italia e Argentina, visto da Raimondo Munari, il mago di Hernandez. Che giocatore. Andiamo a vedere altre notizie. Serie A, facciamo i conti, il paradosso di Tavecchio salvo grazie al bando dei diritti TV. Cioè, pensate un po' voi. No, non ho parole. Adesso possiamo parlare veramente della Serie A. El Shaarawy contro Immobile. Sfida capitale tra il faraone Rinato e il capo cannoniere della Serie A in questo momento. Andiamo a vedere altre notizie. Brutto lutto per il basket italiano. Muore l'arbitro internazionale Gianluca Mattioli. È morto per una malattia incurabile. Mamma mia. Andiamo a vedere. Sono altre notizie. Aubameyang sospeso dalla Borussia Dortmund per motivi disciplinari. Però non me lo sarei aspettato. Andiamo a vedere altre notizie. Andiamo a vedere invece i risultati delle partite che si giocheranno in questo weekend. Andiamo a vedere. Eurobasket, Eurolega di basket. Real Madrid vince in casa 89-57 contro il Malaga. Kaunas perde invece 77-97 contro il Baskonia. Anadolu Efes ha perso per un punto 81-82 contro Panathinaikos. Kinki invece ha perso 69-77 contro Maccabi Tel Aviv. Andiamo a vedere invece altre notizie, soprattutto di questo weekend che sta avvicinando. Stasera, per la 15ª giornata del campionato di Serie B, ci sarà Frosinone a Avellino alle 20:30. Liga Spagnola, Liga Santander, Girona giocherà contro Real Sociedad alle ore 21. Bundesliga Germanica della Germania, Stoccarda giocherà contro Borussia Dortmund alle 20:30. Andiamo a vedere altre notizie. Basket, Eurolega, alle ore 18 giocherà CSKA Mosca contro Benefice. Alle ore 20 Olimpico contro Stella Rossa. Ore 20:45 Olimpia Milano contro Bamberg. Barcellona Lasa alle ore 21 contro Valencia. Risultati di stanotte, dove è giocato l'NBA. Il Buen Sound ha perso per 116-142. Che numeroni. Houston Rogers ha vinto. E il Boston Celtic ha vinto contro Golden State Warriors per 92-88. Incredibile, ma vero. Andiamo a vedere per domani, che ci sono
una marea di partite interessanti per chi segue veramente il calcio giocato. Andiamo a vedere. Domani, immancabile, alle ore 18, il derby capitolino tra Roma e Lazio. E poi altro big match, quindi sono ben due big match in una stessa giornata. Napoli-Milan alle 20.45. Parliamo di Premier League. Alle 13.30 ci sarà Arsenal contro Tottenham. Invece alle ore 16 giocheranno Bournemouth contro Wolves. Brooklyn contro Wolves City. Crystal Palace contro Everton. Leicester City contro Manchester City. Liverpool contro Southampton. West Brooklyn contro Chelsea. E Manchester United contro Newcastle United. Serie B. Alle ore 15 ci saranno una raffica di partite, come Brescia contro la Spezia, Empoli contro Cesena, Entella contro Venezia, Foggia contro Ternana, Novara contro Bari, Parma contro Ascoli, Perugia contro Carpi, Pescara contro Provercelli. Andiamo a vedere altre partite come la Bundesliga. Alle 15.30 giocheranno Bayer Leverkusen contro Lipsia, Bayern Monaco contro Augsburg, Hoffenheim contro Francoforte, Mainz contro Colonia, Wolfsburg contro Friburgo. Alle 18.30 invece sarà Hertha Berlin contro Borussia Mönchengladbach. Nella prima divisione spagnola ci sarà Getafe e Avales alle ore 13. Alle ore 16.15 ci sarà Leganés contro Barcellona. Alle ore 18.30 Valencia contro Celta Vigo e immancabile derby di Atletico Madrid contro Real Madrid alle ore 20.45. Vediamo la domenica invece. Alle 12.30 ci sarà Crotone-Genoa. Alle ore 15 giocheranno Benevento contro Sassuolo, Sampdoria contro Juventus, Spal contro Fiorentina, Torino contro Chievo e Verona, Udinese contro Cagliari e alle ore 23.45 Inter-Atalanta. Premier League alle ore 17, Watford contro West Ham. Serie B, Salernitana-Cremonese alle 17.30. Il Pordenone nella Serie C, Gruppo B, Pordenone riposa, perché il Modena non esiste più. Bundesliga alle 15.30 ci sarà Schalke 04 contro Hamburgo. E Werder Bremen contro Hannover 96 alle ore 18. Nella prima divisione invece alle ore 12, mezzogiorno, Malaga contro Deportivo La Coruña, Espanyol contro Valencia alle 16.15, alle 18.30 Las Palmas contro Levante, invece al Bilbao Villarreal alle 20.45. E già che ci siamo parliamo anche della Serie A, che c'era l'altro posticipo di Hellas Verona contro Bologna alle 20.45, Premier League Brighton Hove contro Stoke City alle 21, Serie B Palermo contro Cittadella alle 20.30 e anche Premier Division El Bar contro Betis alle ore 21. Vi ho informato su tutto, non manca niente. E prossima settimana riprenderanno la Champions League Europa League. Bene. Da Alvorgi Nordest, R1 e Stamp Radio, vi ringrazio veramente per l'ascolto. Siete in tanti che mi ascoltate e veramente sono e mi abbraccio tutti di cuore a tutti voi. Vi ringrazio veramente di cuore. Grazie a voi da Alvorgi Nordest, R1 e Stamp Radio. Mando un abbraccio di buona guarigione per Roberto di R1. Buona guarigione e speriamo che la febbre ti lasci tranquillo. Grazie a tutti e a risentirci a lunedì. A fra poco per TG, anzi per l'anteprima minuto 91. Ciao a tutti.